E ragazzi, ragazzuoli, ragazzini, insomma, come vi pare, per tutte le fasce d'età, bentornati in questo nuovissimo video di Secca su questo gioco di guerra che è la prima volta che lo porto in questo canale di nome Fantasy Heroes o meglio Ex Commander, insomma, come preferite. Per chi non lo conoscesse, è un gioco di guerra, ovviamente, beh, si può capire, è però purtroppo offline, quindi dimentichiamoci il multiplayer, ragazzi, però devo dire che è bello lo stesso. E in questo video io non ci farò un gameplay, ragazzi, però vi mostrerò, ragazzi, come moddarlo in un futuro video, solo se questo video raggiungerà almeno i 10 like. Ragazzi, non è una cosa difficile, 10 like, non ci vuole niente, dai. È un gioco che già, cioè almeno a me piace abbastanza, quindi già per comunque come è fatto, già i 10 like se li meriterebbe subito. Però chiusa questa parentesi, ragazzi, andiamo qui. Ah sì, che poi è bello anche per il motivo che uno può essere sia umano, sia elfo, sia nano, sia pelle, qua dice pelle verde, vabbè, sarebbe goblin zombie. E noi abbiamo iniziato l'avventura da umano. E ovviamente per non farvi vedere che è una taroccata e che questo gioco l'ho moddato veramente, perché è uno dei giochi moddabili, ragazzi, in basso a sinistra potete vedere tutto quanto qua, tutti i soldi della vita che ci servono, ragazzi. Ah, vabbè, questo è il negozio, vabbè. Però questi non ci servirà a comprarli perché potete vedere i soldi. Il server è buggato. Eh sì, pagato di soldi, siamo ricchi, 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 come avrebbe detto un qualcuno. Che poi devo dire, ha anche una bella grafica, ragazzi, non è fatto per niente male, quindi per chi non lo conoscesse io gli consiglio di dargli un'occhiatina sul Play Store. E niente, ragazzi, quindi penso che per oggi è tutto su questo video di guerra. Mi raccomando, 10 like, che non vedo l'ora di mostrarvi il modo, che non è manco difficile, essendo poi un gioco offline, per moddarlo. Ragazzi, per oggi è veramente tutto e alla prossima bandiera americana.